Tre gol, tre punti e morale alto. È iniziato bene il campionato di promozione per la nuova Sogno Calcio. Davanti al pubblico di casa, sul sintetico della Castellina, i ragazzi di Mister Fraschetti hanno avuto la meglio sulla combattiva Grant Arcadia. Vittoria per 3-1 maturata al termine di un match ricco di emozioni. Gremita la tribuna, incessante il sostegno del gruppo Sasela. All'11esimo biancazzurri vicini al gol, azione in velocità, Sheriff conclude a colpo sicuro, ma sulla linea salvataggio in extremis della difesa ospite. Sogno ancora pericoloso con Capitan Lamia in due occasioni, ma passare in vantaggio la formazione lecchese, in chiusura di primo tempo, Manzoni riceve pallone dentro l'area, controlla, si gira e spedisce un sinistro sotto l'incrocio. Nella ripresa la nuova Sogno Calcio scende in campo col coltello tra i denti, l'episodio chiave arriva al 54esimo corner di Busto, il valchiavennasco Saul Muletta, centrocampista classe 2005, si fa trovare pronto, di testa mette la palla nel sacco. Al 57esimo Tegola sui biancazzurri, Sheriff commette fallo a centrocampo, l'arbitro Ossoli di Monza estrae il secondo giallo e espelle l'attaccante. Sono in 10 contro 11 fino al 63esimo quando Manzoni raggiunge anzitempo gli spogliatoi per doppia ammonizione, la seconda per contrasto falloso su Bormolini. Mister Fraschetti butta nella mischia Gabriele Risalto, classe 2005, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è proprio lui a trovare il colpo di testa vincente per il 2-1. Brividi per i tifosi biancazzurri al 74esimo con la Grant Arcadia vicinissima al pareggio, Gonzalo Escudero salva sulla linea la palla colpita da Morrone. La rete che mette la parola fine sul match arriva all'87esimo e porta la firma del livignasco Bormolini, Busto supera la difesa in dribbling e confeziona l'assist per il difensore biancazzurro che sigla così la sua prima marcatura in promozione. Domenica prossima la Castellina arriva il Galbiate.